Per loro è un momento importante, sono qui a una manifestazione nazionale, quindi immagino che sentiranno molto il loro ruolo e questa atmosfera. Sì, questo è il terzo nazionale, ma sicuramente il nazionale più importante perché è quello conclusivo di tutta la stagione. Molte di queste ragazze, soprattutto quelle del settore propaganda, per loro è l'ultimo impegno, poi andranno in vacanza, quindi sicuramente è la gara clou di tutto l'anno. Certo, poi immagino che si stiano anche divertendo molto, cioè, ma è un'occasione comunque socializzante, di divertimento immagino anche sì, per loro. Sì, lo sport secondo me è lezione di vita per quello, perché ti dà tutto il divertimento che puoi trovare nella vita di tutti i giorni, che sono le amicizie, lo stare insieme, ridere e scherzare, però anche la disciplina, la severità, i sacrifici che poi nella vita troverai a scuola, sul lavoro, sull'università, quindi serve, secondo me lo sport è fondamentale, in Italia andrebbe sviluppato molto molto di più, aiutato molto di più, portato avanti molto di più di quanto faccia l'Italia. Secondo me in Italia per quanto poco è considerato lo sport e per quanti campioni riusciamo ad avere è un caso raro. Penso che se in Italia lavorassimo come in America saremmo campioni del mondo in tutti gli sport. E infatti anche la WISP sta lavorando su questo, quindi speriamo che man mano, un passetto alla volta, si riesca un po' ad evolversi anche in questo senso. Torniamo al tuo ruolo ufficiale, diciamo, qui a Pesaro per i campionati. Tu sei giudice. I giudici di gara qui hanno una bella responsabilità, perché ci sono valutazioni difficili anche relative al lato artistico. Quali sono i giudizi che si danno? Quest'anno in particolare stiamo veramente cercando di creare un corpo giudicante che sia quanto più preparato, quanto più autonomo, quanto più corretto possibile. Quindi stiamo facendo incontri, stiamo lavorando tanto prima della gara, dopo la gara, per cercare di migliorare, perché alla fine le ragazze lavorano un anno e è giusto che siano giudicati e giudicate da gente che lavora e si sacrifica un anno tanto quanto loro. Quindi è importante che anche il giudice si alleni, che anche il giudice veda tanti esercizi, che il giudice vada nelle piscine territoriali per migliorare, esattamente come fanno gli atleti. Certo, e dicevamo, che tipo di valutazioni deve fare il giudice? C'è una valutazione tecnica, un'artistica, è corretto? Allora, per quanto riguarda la gran coreografia è una valutazione un pochino diversa, perché si valuta la scenografia, si valuta la trama dell'esercizio, si valuta la tecnica pura del sincronizzato e si valutano il trucco e i costumi. Quindi sono tutte votazioni che premiano molto di più il lato artistico, perché la gran coreografia è un esercizio anomalo che non c'è nelle gare ufficiali di nuoto sincronizzato. In tutti gli altri esercizi che abbiamo visto finora, singoli, doppi, trio, squadre, combinati, invece i voti per quest'anno ancora sono due per la WISP, quindi merito tecnico, merito artistico. Merito tecnico, che cosa fanno e quanto lo fanno bene, e merito artistico, l'originalità, l'uso della musica, la presentazione. Per ogni esibizione ci sono più giudici, giusto? C'è sempre una giuria da 5, perché il voto più alto e più basso vengono tolti. Quindi la media poi è quella più corretta, è quella che dà la classifica migliore. E poi c'è, immagino, un gran lavoro, perché vedo che l'esito, diciamo, il voto è istantaneo, sì, viene dato alla fine. C'è un gran lavoro da parte degli addetti al computer, c'è un gran lavoro da parte della segreteria che immediatamente, appena arrivano i voti, fa il calcolo ben preciso. Quindi quante persone dal lato dei giudici vengono coinvolte per una manifestazione del genere? Siamo 12. E siete qui da giovedì? Siamo qua da venerdì mattina, molto presto. E domani sarà l'ultimo giorno? Domani sarà l'ultimo giorno, quindi concludiamo, speriamo con il divertimento, il piacere e la soddisfazione di tutti, sia di chi ha vinto sia di chi non ha vinto, perché l'importante è stare tutti insieme. Ora un attimo facciamo invece un breve passaggio sull'altro tuo ruolo, perché hai detto dopo entrerai in acqua, cosa succede? Perché io, oltre ad essere giudice, sono il tecnico del Civitavecchia, quindi nella gran coreografia ho una piccolissima parte, non mi si vede in realtà, aiuto a fare un ruolo ben preciso e poi come allenatore del Civitavecchia io ho mia figlia che collabora con me, quindi in realtà quando io sono giudice tutte le ragazze stanno con mia figlia, però c'è questo ruolo. Noi come WISP stiamo in realtà cercando tanto di coinvolgere gli allenatori,
a diventare giudici, in maniera che ci sia un dialogo sullo stesso identico piano, poi fra giudici e allenatori, nel senso che se abbiamo lo stesso ruolo sappiamo parlare la stessa lingua. Ultimissima domanda, mi hai detto che hai anche un figlio, un ragazzo che pratica il sincronizzato, rarità proprio. Sì, ho un figlio che ha 18 anni, che fa agonismo ad altissimo livello, perché è entrato in finale campionati italiani assoluti con il doppio, la squadra e il combinato. È un pioniere, speriamo che venga molto seguito, perché in realtà è la parte che manca, la parte maschile, la parte di forza, la parte di potenza, la parte... proprio come nel pattinaggio artistico, come nella danza sportiva, come nella ginnastica artistica, lui è l'altra parte del sincro, quindi... Benissimo, quindi in bocca al lupo anche ai ragazzi che si fanno strada su questo campo, grazie Susanna per il tuo intervento. Grazie a te, grazie mille.